per te. Mira. Siamo nelle prime ore del pomeriggio di una bellissima giornata. L'aria è fredda e tagliente. Le foglie e le bacche risplendono sotto i raggi del sole invernale. Bosco di Rovo è ravvivata dall'eccitazione dei topolini che si preparano a celebrare la festa di fine inverno. Buona festa di fine inverno, Polverino. Hai visto per caso Primulina? Scusa, ho un po' fretta, vado al palazzo. Caro, oggi vanno tutti di corsa. Non la trovi eccitante? Sì, cara, ma noi dobbiamo dare il messaggio a Primulina, caro. La grande festa di fine inverno avrà inizio con l'imbrunire, quando tutti si raccoglieranno davanti al camino nel salone del palazzo della vecchia Quercia. Per quanto riguarda Primulina, vien dall'albero e Peverino dal pruno, il momento più bello della festa è quando il ceppo gigante viene messo nel camino per essere bruciato. Assicurati che le corde siano strette bene. Esatto. Quelle corde devono reggere da qui fino al palazzo della vecchia Quercia. Puoi prendere la corda, Peverino? Tirala. Peverino, quella è la mia coda. Scusa, Cardo. Forza. 1, 2, 3, tira. Primulina! Ciao nonna, ciao nonno! Siete venuti ad aiutarci ad alzare il tronco? Oh no, la mia zampa non funziona, ho una certa età. Ma quando era giovane il tuo caro nonnino era così affascinante. Era il topo più forte di Bosco di Rovo e dintorni. Oh, adulatrice! Primulina, volevamo dirti che il tuo papà desidera vederti subito. Adesso? Così ha detto. Ma perché? Questo non l'ha detto. Vuoi venire con me, Peverino? Adesso è il momento più bello. Oh, vai pure, ci vorrà un secolo prima che riusciamo a trasportarlo. Su, corri, il tuo papà ha detto che è molto importante. L'ultimo che arriva al palazzo è una lumaca. Ciao, Basilio. Ciao, Peverino. Dove andate così di corsa? Basilio, ci aiuti a mettere gli addobbi? Ci vorrà molto lavoro per decorare il salone delle feste. Aiutami anche tu, Peverino. No, mamma, non abbiamo tempo. Ma certo che hai tempo. Coraggio, Peverino, prendilo per un ramo e tira. Eccomi, papà. Cara, e c'è anche Peverino, splendido, splendido. C'è stato un contrattempo. Quale? Ma voi potreste salvare la festa. Il povero Nasofilo ha perso la voce. Non posso parlare. È terribile. E come farà a recitare la poesia? Non potrò. Oh no! Allora, Primulina e Peverino, ve la sentite, cari, di recitare la poesia durante la festa di fine inverno? Noi? Ma io ho già un compito, devo sedermi sul tronco dell'albero. Peverino, non credo alle mie orecchie. Non puoi sederti sul tronco dell'albero tutti gli anni. Sai, giovane topo, è un onore essere chiamato a recitare la poesia. Davvero? Certo. Certo, specialmente quest'anno, che Basilio, la signora Smeraldini ed io racconteremo la storia di Cumulus Nimbus, il topo che scrisse la poesia.
Una bellissima storia e la raccontiamo bene. Adoro il momento in cui la principessa Rosa... È stata una delle mie antenate, vero? Una lontanissima antenata. La principessa visse qui, in questa vecchia quercia. Adoro il momento in cui la principessa Rosa e Cumulus Nimbus... Un mito! Il primo topo che lasciò Bosco di Rovo per andare ad esplorare. Lui rispose alle lettere della principessa Rosa, la sua promessa sposa. Una storia d'amore? Spero che sia vera. Vera o no, il momento che preferisco io è quello in cui lui scrisse la poesia. Il che significa che qualcuno dovrà recitarla, Peverino, e quel qualcuno siamo noi. L'idea mi piace molto, ma non la conosciamo bene. Beh, andiamo a fare le prove. Coraggio, non abbiamo molto tempo. Qui non ci disturberà nessuno. Quando le giornate si accorciano, le notti più fredde diventano. Quando le giornate si accorciano, le notti più fredde diventano. Dunque. Troppo pesante. Troppo leggero. Questo è perfetto. Su, proviamo di nuovo, Peverino. Quando le giornate si accorciano... Ehi là! Come siete entrati? Permesso? Oh, non c'è speranza! Andiamo a vedere a che punto sono con il tronco. Forse non sono riusciti ancora a sistemarlo. Vergognati, Peverino. Non puoi rinunciare così facilmente. Dobbiamo trovare un posto per fare le prove. Chiediamo a mia madre. La, 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 la. Questi sono pronti per essere infornati, signora Croccantini. Meraviglioso, signora Margherita. Non so se riusciremo a cucinare per tutti, ma dobbiamo farcela. Primolina e Peverino entrano nella cucina del palazzo e i loro nasi si arricciano sentendo il profumino delle crostate di more e miele. La mamma di Primolina prepara i biscotti per la festa di fine inverno. Salve, signora Croccantini. Primolina! Peverino, e così sarete voi due a recitare la poesia di Cumulus Nimbus quest'anno. È un grande onore. È quello che dicono tutti. Mamma, conosci un posto tranquillo dove possiamo provare? Non so, oggi è una giornata molto movimentata. Attenzione, largo, largo! Cari i miei tesorini, perché non andate in soffitta? Lì sicuramente non verrà nessuno a disturbarvi. Oh, che bella idea! Grazie, mamma! Prendete dei biscotti e del succo di more, nel caso vi venisse fame. Oh, sì, anche questa è una bella idea. Grazie, signora Croccantini. Caspiterina, guarda qua! La mamma ha ragione, la soffitta è perfetta per provare... Ricominciamo. Quando le giornate si accorciano, le notti più fredde diventano. Questo è tuo? Oh, sì, ci giocavo quando ero più piccola. Oh. Ora tu devi dire: il prato è gelato e un altro anno purtroppo è passato. Peverino? Peverino! Aspetta, voglio vedere che c'è qui. Peverino, non abbiamo tempo. C'è un pacco di lettere. Oh, hanno l'aria di essere vecchie. Ti va un biscotto? Prima che li finisca. No, grazie. Chissà che altro c'è qui. Che cos'è? Una chiave. Primolina, per recitare non dovremmo indossare un costume? E l'abito più bello ed elegante poi indossate. Questo verso lo recito io. E l'abito più bello ed elegante poi indossate. Primolina, ma dove porterà? Non lo so. Non posso, è chiusa. Oh, riesco a vedere delle scale. Peverino, ragiona. Se c'è una serratura ci sarà anche una chiave. E ho la sensazione che la chiave sia proprio questa. Oh. E questa. I loro cuori palpitano per l'eccitazione e la paura mentre fissano l'oscurità. Dove porterà quella grande scala tortuosa? Credi che dovremmo andare a vedere? Tu che dici? Andiamo a vedere.
La luce del sole di quel pomeriggio invernale si fa sempre più debole e presto arriva la sera. Una sera che promette grandi divertimenti. Il signor Dal Pruno, Polverino, Nasofino e Canapino trascinano il tronco che sistemeranno nel salone del palazzo, incoraggiati dal signor Pomelli, da Basilio e dall'anziana signora Smeraldini. Coraggio! Ce l'avete quasi fatta! Quest'anno il tronco è davvero bello. Oh, sì, e farà delle fiamme altissime! A me dispiace per Peverino, che si perde quella che per me è in assoluto la parte più divertente della festa. Il momento che io preferisco è il brindisi che facciamo con il tuo famoso liquorino, quando diamo fuoco al tronco. Oh, signora Smeraldini, lei è troppo gentile. Intanto in soffitta Primulina e Peverino salgono le scale del passaggio segreto senza avere la più pallida idea di dove stiano andando. All'improvviso le scale si interrompono e appare una porta misteriosa. Che ci sarà dall'altra parte? C'è soltanto un modo per saperlo. Caspiterina! Quando la porta si apre, i due topolini restano paralizzati dalla meraviglia. Alla loro vista appare una sala imponente. Sembrerebbe molto, molto antica. I mobili sono ricoperti da una spessa coltre di polvere e nell'aria si sente odore di chiuso e di muffa. Dove siamo? Non lo so, non c'ero mai stata prima d'ora. Forse i tuoi avi in passato vivevano qui. Peverino, guarda, sono perfetti per la serata. Oh, oh, è l'abito più bello ed elegante poi indossate. Dove condurrà quella porta? Beh, c'è soltanto un modo per saperlo. Mentre Primulina e Peverino si apprestano ad esplorare le stanze segrete, la lunga processione di topolini raggiunge il palazzo della vecchia quercia. È il momento speciale della canzone. Basilio, una nota per cominciare, prego. Oh, no. Oh, no, no, no. Che c'è, Basilio? Ho portato la lanterna, ma ho lasciato il violino a casa. Un secondo e torno. Oh, non correre, Basilio. Ci piace stare seduti. Sì. Possiamo restare tutta la notte. Sì. Ora guardatemi. Buona festa di fine inverno a tutti! Oh, oh. Oh. Oh, buona festa di fine inverno anche a te, Cardo! Oh, un bel colpo, Cardo! In soffitta, ignari del fatto che la festa è cominciata, Primulina e Peverino scoprono un appartamento pieno di stanze segrete. C'è la camera da pranzo, la dispensa, una piccola cucina e una bellissima stanza giochi. Divertente! Oh, quanti giocattoli avevano e quanti vestiti! Peverino, potresti indossarlo stanotte! È perfetto per la poesia! Che altro c'è? Lo trovi delizioso? Chissà di chi erano. Ti piace, Peverino? Mi sta bene? Ah, scommetto che quello pizzica. Sì. Fammi provare questo. Mi vorrei specchiare. Niente male. Oh, Peverino, sono così emozionata. Quando ci vedranno resteranno tutti a bocca aperta. Non dobbiamo dirlo a nessuno dove li abbiamo presi. Questo posto sarà il nostro segreto. Buona idea. E ora proviamo. Comincio io e poi tu mi segui, d'accordo? Quando le giornate si accorciano, le notti più fredde diventano. Il prato è gelato e un altro anno purtroppo è passato. È un po' buio qui, che dici? Sì, non riesco nemmeno a vederti. Oh, ascolta! Oh,
No! Il tronco è pronto per essere bruciato! Avete visto Premolina e Peverino? Si perdono la processione. Non vorranno perdersi il momento in cui bruciamo il tronco. Io non li vedo da quando sono andati in soffitta a provare la poesia. Non preoccuparti. Quando sentiranno che brindiamo, verranno di corsa. Il tuo bicchiere è colmo di vino per un bel brindisi. Grazie, signora Pomelli. Buona festa di fine inverno! Buona festa di fine inverno! Ora daranno fuoco al tronco. Se non usciamo subito, ci perderemo il meglio. Andiamo. Ecco, mettiti questo. Da questa parte. Per di qua. Ma non era di qua. Credo che fosse questa la porta. Primolina, vieni. Primolina, come facciamo a uscire? Mentre Primolina e Peverino cercano disperatamente una via d'uscita da quel labirinto di stanze segrete, giù nel salone, tutti gli altri danno inizio alla festa di fine inverno. I topolini guardano la signora Smeraldini che ha acceso il grande tronco e pensano che presto arriverà la primavera. Pensano ai primi germogli, ai primi raggi caldi del sole e al canto degli uccelli migratori che tornano al nido. Oh. Alla primavera! Alla primavera! La corteccia dell'albero scoppietta allegramente, avvolta dalle fiamme ardenti. Che la festa cominci! Venite, venite, c'è cibo in abbondanza per tutti. Mangiate, buon appetito. Sto cominciando a preoccuparmi per Primolina, caro. Lei e Peverino non possono essere ancora in soffitta, non credi? Vuoi che vada a cercarli? Sì, ti prego. Vado subito, cara. È chiusa. Non usciremo mai più. E nessuno ci verrà a cercare, perché nessuno conosce le scale del passaggio segreto. Primolina? Primolina? Peverino? Dunque hanno finito di provare. Ergo saranno da qualche parte di sotto, aspettando di entrare in scena. Scusa, Peverino, non riesco a capire. Se siamo entrati, perché adesso non possiamo più uscire? Non lo so. E ora che facciamo? Il primo che ci intratterrà questa sera sarà il nostro Polverino Aridelli. È un gioco di abilità, il famoso numero delle ghiande e delle castagne. Sembra che si sia allenato per un anno. Li hai trovati? In soffitta non ci sono. Forse aspettano di entrare in scena. Grazie, Polverino, sei bravissimo! E adesso io stesso mi esibirò nel mio famoso numero delle ombre cinesi. Indovinate che cos'è questo? Guarda!
temo ci sia stato qualche cambiamento nell'ordine di entrata degli artisti. Sono molto orgoglioso di presentarvi Primulina e Peverino. Quando le giornate si accorciano, le notti più fredde diventano. Il prato è gelato e un altro anno purtroppo è passato. I vostri baffi lisciate e le case riordinate. L'abito più bello ed elegante poi indossate. L'inverno pioggia e gelo ha portato, ma da stasera... Tutti insieme si spera... Nella promessa di primavera! Complimenti! Bravo. Complimenti! Non sono stati bravi, bravi, bravi! Tu sei il prossimo, caro. È difficile esibirsi dopo una recita eccellente come questa, ma bisogna andare avanti. Se possiamo ascoltare la poesia dedicata alla festa di fine inverno, lo dobbiamo allo straordinario topo di nome Cumulus Nimbus. Il famoso esploratore. La storia racconta che Cumulus sarebbe dovuto ritornare, dopo un lungo viaggio, a Bosco di Rovo alla fine dell'inverno per sposare la principessa Rosa. Ma passarono molti, molti giorni e passarono molti, molti mesi e Cumulus ancora non si vedeva. Alla festa di fine inverno, mentre i topi si intrattenevano come stiamo facendo noi ora, Rosa lesse una poesia che Cumulus le aveva mandato. E mentre la principessa recitava l'ultimo verso, tutti insieme si spera nella promessa di primavera, una nuvola di neve entrò nel salone e apparve... Un topo avvolto in un mantello. Faccio picchia! Era Cumulus. E fu così che Cumulus sposò la principessa Rosa. Oh. E vissero felici e contenti per sempre. Adoro questa storia. Oh, sì, e mi piace pensare che sia vera. Lo so, Papa Verina, ma sfortunatamente non esiste alcuna prova. Un momento. Guardate! Ma queste sono le lettere di Cumulus. Fammi vedere. Oh, non credo ai miei occhi. E c'è la poesia della festa di fine inverno. Primulina, dove le hai trovate? Sono nella soffitta, dove c'erano anche questi costumi. Oh, ma sono gli stessi che indossano nel ritratto. Incredibile. Dove hai detto di averli presi? Nonno, hai già fatto le ombre cinesi? Le abbiamo perse. No, no, piccola mia. Mi presti quel mantello, Peverino? Ma certo. Per cominciare vi mostrerò... Il pipistrello! Mentre il signor Pomelli mostra ai topi le ombre cinesi, Primulina e Peverino fissano il fuoco e pensano alle ore divertentissime che avrebbero passato giocando nell'appartamento della principessa Rosa in cima alla scala del passaggio segreto. Ma presto il sonno comincia a farsi sentire e in pochi secondi i topolini si addormentano.